Ha vinto l'ottava edizione della Maratonina di Crema il marocchino abitante a Brescia Abdelatif Batel con 1:07:19. Un ottimo tempo per i 21 chilometri pur non registrando il record della corsa né personale. A seguire due italiani, il valdostano Eric Roser con 1:07:27 ed il pavese Tommaso Vaccina, terzo classificato, con 1:07:36. Una maratonina graziata dal bel tempo che ha fatto registrare il record degli iscritti, 1500 per la 21 chilometri e 800 per la Marianten, decretandone il successo. La splendida giornata di sole ha inaspettatamente accompagnato i podisti nella corsa, che si è svolta regolarmente senza alcun intoppo, e pensare che ha rischiato di essere annullata per il maltempo che ha allertato il cremasco. Alcune rogge in certi punti del percorso avevano trascimato, ma l'ultimo sopralluogo fatto all'alba da sindaco, protezione civile e organizzatori ha sciolto la riserva e dato il via libera. Alle 8:30 partenza puntuale in piazza Garibaldi per la Marianten, la 10 km non competitiva, a cui la maggior parte dei cittadini cremaschi si dà appuntamento. Alle 9:15 partenza della gara podistica regionale, che ogni anno fa registrare un aumento degli iscritti ed un apprezzamento per lo splendido percorso tra campagne cremasche e centro cittadino. Com'è andata? Insomma, è andata bene, sono contento. I tempi sono stati migliori del previsto, te l'aspettavi? No, il tempo era un po' alto per me. Aspettare l'anno scorso è un po' alto, l'anno scorso ho fatto 1:06:30. E va bene, sono contento, l'importante è vincere la gara. Ma sono venuto qua per cercare di fare il personale, l'avevo già fatta 2 anni fa, e allora sono partito su ritmi regolari, poi ho trovato Tommaso e quello che ha vinto e ci abbiamo fatto tutta la gara assieme. Va bene, insomma, sono ritmi per me veloci e sulla maratona dovrò fare ancora qualche allenamento, però oggi c'era un clima perfetto e la gara molto bella. Sul podio femminile è salita al primo posto Alessia Brambilla, milanese, che ha registrato il suo record personale con 1:19:55. Bene, sono contenta, ho fatto quello che volevo, che era scendere sotto l'1:20, perciò sono contenta. Un bel momento di festa e sport, quello della Maratonina di Crema, che non ha mancato di ricordare, in occasione della giornata mondiale, anche le vittime della strada. A Crema era presente Lorenzo Caruso, che ha perso il figlio Andrea di 20 anni 1 anno e mezzo fa in un incidente stradale, di ritorno dall'Ipercop di Cremona presso cui lavorava.